Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Snake, Stan 2, bentornati e bentornati sul Games Channel. Allora, adesso me ne tornerò un attimino al dirupo dove abbiamo parlato con i lupi mannari, perché nello scorso video non sono stato molto attento. Ti ringrazio Alessandro per avermelo fatto notare, comunque poi in fase di montaggio l'ho notato da solo in pratica. Quando ho parlato con una delle due ragazze lì, non quella che mi ha dato il benvenuto ma l'altra, lei mi ha detto una cosa molto interessante, che non ho affatto, cioè che la mia mente non ha affatto recepito, perché chissà cosa stava pensando in quel momento. Ok, che ero stanco e tutto, però oddio. Allora, quando ho finito di parlare con il capobranco, con Mejny, mi sono posto una domanda, mi sono chiesto, chissà quale sarà il loro rapporto con gli orsi mannari. Ecco, a questa domanda, qualche secondo prima, mi aveva proprio risposto quella ragazza là. E lei ci ha detto, adesso lo riascolteremo insieme, per carità, ma ci ha detto, io vivevo con un alto branco a nord-est di qui, quindi pensa te, ci ha dato anche una pista che possiamo seguire, magari possiamo anche sgamare adesso questi orsi mannari, e niente, il mio branco è stato sterminato da questi, quindi non scorre un buon rapporto tra orsi mannari e lupi mannari, perlomeno in questa zona. Magari poi non è detto, che c'è sempre odio. Dipende. Può dipendere. Allora, è lei comunque. Non mi fido di te. Tienilo a mente. Anche tu fai parte di questo branco? Per ora, Riproviamoci. il mio branco viveva sulle montagne a nord-est di qui, finché non l'hanno sterminato. Maledetti orsi mannari. Magini ha offerto di reclamare il mio territorio. Fino allora caccerò con loro. Dopo vedremo. Dialogo molto semplice che va dritto al punto, io invece niente. Comunque, molto interessante il fatto che Magini non ce ne abbia parlato. Dico interessante perché poi a me queste cose in genere piacciono. Non si è attivata nessuna quest, quindi sta al giocatore andare a scoprire, avere la curiosità di andare a nord-est di qui e magari sgamare questi orsi mannari. Che vergogna, che vergogna. Guarda quello che Allora. fai. Ma cosa fa? Ah sì, sto distruggendo praticamente quello che avete preparato lì. Allora, nord-est, quindi andiamo verso questa direzione. Apriamo la mappa, mettiamo anche il segnalino. Allora, nord-est, io direi tra le montagne, direi qua. Qua mi piace. Questo potrebbe essere davvero il punto, però. Andiamo qui, dai. Voglio rimuoverlo. Mi piace di più lì. Ok. Poi c'è anche un'altra zona che potrei esplorare perché me l'avete suggerito in diversi, tutti allo stesso punto. Chissà cosa mai ci troverò. Però vabbè, lo scopriremo più avanti. Ah, a proposito invece delle streghe, ringrazio Greenlander Quinto. Mi ha scritto, insomma, ha confermato un po' quello che avevo pensato, cioè effettivamente sono citazioni a Morrowind e a Bloodborne. Quelle tre streghe, in pratica, erano tre streghe di Glenmoril. Sono partite dai Rock, sono arrivate qua per trovare una cura alla licantropia. Magari l'hanno trovata, magari no. Qualcosa è andato storto, o forse lo hanno voluto loro. Si sono trasformate in questi esseri bestiali, mezzi uomini e mezze bestie. Possiamo salire da qua? Sì, mi piace quell'indicatore, quel boschetto lì. Potrebbe essere il punto degli orsi mannari, mi piace, mi piace. E la cosa che mi dispiace però di queste tre streghe è non averle conosciute in forma umana. Cioè, magari le ho conosciute in Morrowind, ma non le ricordo assolutamente. E in Bloodborne non mi pare di aver letto mai niente a proposito di loro. Male, molto male. Malissimo, anzi. Allora, comunque, adesso torniamo a noi. Il mio scopo è salire il più possibile, andare nella parte alta e guardare. Mi hanno già sgamato. Comunque, ottimo, ci sono Reekling. Arco. Ce ne sono almeno tre. Molto furbo, è andato nella parte della torretta.
in modo che riesce. Peccato. Poveri. Cioè, il loro linguaggio mi piace troppo, mi piace il suono, la loro voce. Comunque. Ah, l'ho paralizzato. Mamma mia. Ok. Oh. È arrivato il capo, lui è il capo, sono convinto. Comunque fa un bel danno quelli sopra il cinghiale, eh. Facciamo così, a te ti colpisco un po' con l'arco, perché sei pericoloso. Fai il furbo a salire qua sopra, no? Magari è capace, eh. Non ce la fa a muoversi. Queste frecce sono potentissime. Facciamo così, dai. Lui è facile sconfiggio, basta andargli dietro e non riesce a girarsi a colpi di lancio, oppure non riesce il cinghiale a incornarci. Addio. Sono simpaticissimi. Rikling Ariete. Come al solito sono esperti razziatori. Rubano di tutto. Desperate Tendici una volta scrisse che. Perché mi posi la domanda, no? Mi dissi: chissà cosa dicono, il loro linguaggio, cosa significano quelle parole, quei versi. E lui ci rispose poi nei commenti: beh, effettivamente la community sta tentando di capire, di tradurre. Mi sembra che mi aveva riportato qualcosa. Adesso non ricordo, però, i significati, le traduzioni. Non mi ricordo più. Allora, esploriamo meglio questo villaggio. Poi, posso anche arrampicarmi fin lì e guardare meglio la zona. Robinson Crusoe, sono fissato, lo dico sempre. Ah, ci sono stato in quel punto. La quest relativa a Tisk, mi sembra. Lì c'era il santuario, no? Lì c'era l'osservatorio, ok, lì forse un drago. Vabbè, forse mi sto orientando bene. Oddio, oddio. Sì, sono con. Avete presente la GIF? La GIF famosissima, 7 anni fa circa, era famosissima. Su NeoGAF avevano creato tante di quelle versioni che non potete immaginare, tutte stradivertenti. Allora, l'avevano ripresa da una scena di un film, Assassins, con Sylvester Stallone, Antonio Banderas e Julianne Moore. In pratica, in una scena, Antonio Banderas guarda lo schermo del proprio PC, nota una cosa per lui molto interessante, una cosa inerente a Sylvester Stallone, la sua reazione è questa. Cioè, gode letteralmente, ecco, mi sento. Mi sento protagonista di quella scena in questo momento. Che gioia. Perché un conto è leggerla, un conto è viverla. E quindi, grandi, grandi Bethesda. Sono. Stranonatante, strana nave. Tecnologia Dwemer. Allora. Magari quelli che non hanno giocato questo DLC guardano da me la prima volta, cerco di farvi capire un po' la situazione. Non devo dare sempre tutto per scontato e che voi siete sempre davanti a me. Magari sono quelli che non hanno giocato sia questo e neanche Bloodmoon e quindi. Allora, in Bloodmoon c'è una nave, in pratica, che solcava i cieli, ma più che altro non è che la si vede, la si vede schiantata. Molto probabilmente è questa. E si trova il corpo del capitano, tra l'altro un nome italiano questo aveva, Roberto forse, a terra. Il Nerevarin scoprirà il corpo di questo, troverà una sua lettera. Si viene a scoprire, mi sembra, si viene a scoprire che questo capitano si è schiantato qui con la sua nave e il suo equipaggio a causa di una forte tempesta. Cioè, ma ok, uno può dire, vabbè,
finisce qua, non è interessante, però il cavolo, perché parliamo di una nave capace di volare. Allora, un po' alla volta, adesso entrerò lì, un attimo solo, fatemi vedere un po' meglio la zona. Che meraviglia. Che meraviglia, sono molto felice. Cosa ci sarà lì dentro? Magari non ci sarà niente. Anzi, è possibilissimo. Perché sono passati davvero tanti secoli. I Rikling hanno fatto razzia. Pendente, ottimo. Prendiamo tutto. Adesso sono troppo galvanizzato da questa scoperta. Questo è un'opera d'arte, Rikling. Non c'è alcun dubbio. Esperti, esperti anche d'arte, intelligentissimi. Comunque, cerchiamo di capire un po' la dinamica. Ora, questa secondo me potrebbe essere la stessa, dai. Quante possibilità e probabilità che ci siano due navi volanti schiantate a sostemma, dai. Questo non è il triangolo delle Bermuda, tutte e qua si schiantano, non credo, no? Comunque, secondo me, ha fatto proprio questo percorso qua e si è schiantata lì. Ora, sinceramente, io dall'immagine che ricordo della nave volante presente in Bloodmoon, non ricordo affatto che ci si potesse entrare dentro. Ecco, adesso qui c'è una porta, no? Lì. Non ricordo affatto. Forse, ok, qui hanno un po' modificato la cosa, magari. Oppure questo è un pezzo ulteriore, quando si è schiantata, insomma, si è divisa. Vabbè, non lo so, non lo so. Andiamo lì. Avrò fatto sicuramente apparire comunque l'immagine della nave di Bloodmoon. La cosa molto molto interessante, qui non la si può vedere e questo davvero mi fa male al cuore, perché sarebbe stata bella rivedere la stessa nave. Io diciamo la parte della prua, no? La parte quindi anteriore, la polena. La polena in pratica è quell'ornamento, una statua che mettevano ad esempio i pirati alla prima nave. Per abbellire appunto la loro nave. In genere sirene, unicorni. Ecco, in questo caso questa nave, come polena, aveva una statua in legno Dwemer. Oddio, in legno adesso non ho idea. Dwemer. Mi è venuta un'idea. Non scoprirò niente mai nella vita, però. Sarà di sicuro una nave classica nordica oppure imperiale. Non ci sarà niente. Ok, vedete? È la classica. Ecco, dovete immaginarvi qui una statua Dwemer. Mi sembra con ascia e forse scudo. Vabbè, non potevano inserirla. Se fosse per me adesso, io chiamerei il Dahmer, quello là, che voleva scoprire il tumulo. Quello che stava pure alla locanda, Drevis. Ok, cioè lo finanzierei per degli scavi, no? Però vabbè, non si può fare, non si può fare. Entriamo. Le navi volanti. Quanto cavolo mi affascina questa parte qua. Allora, calmi. Esploriamo per bene la zona. Magari non c'è niente. Ok, i Rikling, esattamente come a Tirsk, hanno modificato la zona. Guardate, le classiche loro pitture in giro per tutta. Per tutto questo interno, diciamo. Non riesco neanche a parlare. Perché quando. Quando sono troppo coinvolto e concentrato, adesso. Cioè, io sto parlando, ma non so neanche io cosa sto dicendo, perché. Nel frattempo sto pensando a tante altre cose. Che fenomeni, Dwemer, che fenomeni. Porca Eva. Come si fanno a non adorare? Com'è possibile non adorarli? Ora io. Su questo ho avuto sempre dei dubbi. Non, no, dubbi, diciamo così. Allora, questa è una nave con tecnologia Dwemer. Magari l'hanno fatta proprio loro. Il capitano era un bretone, questo Roberto. Ok.
ma era una tecnologia esclusiva 2M, cioè il fatto delle navi volanti. Magari loro hanno scoperto come riuscire a volare con un mezzo del genere. Poi magari altri ci sono arrivati successivamente. La tecnologia di base probabilmente però è quella 2M. Cioè io sto teorizzando, non sto dicendo con assoluta certezza che è così. Ok? Sto teorizzando, magari sarete voi a confermarmi. Però, cioè, fino alla seconda era. Oddio, 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 oddio. Ci sarà qualcosa, una sorpresa qui dentro? Una lettera? Dubito fortemente. Fino alla seconda era c'erano navi che solcavano tranquillamente i cieli di Tamriel. E l'impero, ad esempio. Ma non solo l'impero, anche gli Slod volavano. Allora, innanzitutto. Per far volare una nave, ok, c'è bisogno di un'ottima tecnologia, comunque non ce la faccio, aspettate. È media, perché? Questo perché sono agitato. Un attimo solo. Cavolo. Di ottima tecnologia. Peccato. Ma c'è bisogno anche di un uso sapiente della magia. Cioè, è la magia che alla fine riesce a far muovere una struttura del genere. No, diciamo che la magia sarebbe il carburante, mettiamola così, ok? Ecco, i Slod, che erano abili necromanti, non hanno avuto difficoltà, evidentemente. L'impero idem. E queste navi le si potevano vedere nei cieli tranquillamente fino a un periodo della seconda era, dopodiché ci fu il blackout totale. Totale. Questo è dovuto a un periodo storico ben preciso, che adesso vi dirò. Ora qui non c'è nient'altro. Non fa niente, sono felice uguale. Sono felice uguale. Sono all'interno di una nave volante. Oh, io lo do per scontato, eh. Poi magari non lo è, ma io lo do per scontato, dai. Come si fa? Come si fa a non pensarlo? Ormai ho il cervello spappolato qui, ho visto, ok. Va bene. Secondo me è anche merito dei Rigling che questa nave comunque c'è rimasta. Loro hanno preso possesso di questo territorio e hanno fatto sì che ci rimanesse questo relitto. Se non fossero per loro, magari altri avrebbero distrutto questa zona, avrebbero preso i pezzi per costruirci dell'altro. Cioè, vabbè, io interpreto molto come se fosse la realtà, no? Come un po' è successo con le piramidi, con la copertura bianca, no? Che hanno preso poi quelle parti delle piramidi e ci hanno costruito altri monumenti. Parlo delle piramidi di Giza, ne ho parlato nel video di Croniche Mitologiche, l'ultimo. Però, vabbè, è la mia fantasia che vola, ovviamente. Allora, il periodo storico che vi ho accennato prima è un periodo che si pone di intermezzo tra il periodo Rehman e quello Septim. Cioè, quando è finito il regno Rehman, c'è stato uno stop, si chiama Interregno, in italiano. L'originale è, in TES, cioè, giocando al TES, non tradotto, mamma mia, non riesco a parlare, leggerete Interregnum, che suona molto meglio, è molto più figo. In latino, non capisco perché poi è stato tradotto, non ha senso, visto che è un nome di un periodo storico. Poi a me piace molto il latino, comunque trovo sempre più figo. Interregnum, un po' come vuoto. In italiano vuoto suona bene, ma vacuum, molto meglio, no? Bellissimo. Comunque adesso cerchiamo di andare lì sopra nel frattempo e così non perdiamo tempo. Qui non c'è altro. In questo periodo qua, insomma, ci fu, come dire, furono bloccate queste spedizioni, che permettevano all'impero di viaggiare nei cieli, ma non si limitavano a viaggiare nei cieli di Tamriel, anzi, avevano anche costruito addirittura delle vere e proprie astronavi capace di viaggiare attraverso, cioè di superare la barriera che separa il Mundus dall'Oblivion, cioè oltrepassarla e proprio raggiungere il piano dei Daedra e viaggiare tra un regno e l'altro dei principi daedrici. Cioè,
Era proprio quello lo scopo. Una di queste astronavi si chiamava la Battlespire. Sicuramente adesso avete in mente proprio Test Legend Battlespire, non quel gioco di carte, Test Legend, ma proprio c'è uno spin-off che si chiama così. Una di queste astronavi era capace di fare questo. Quando, insomma, è finito il Pito Rehman, sono finite anche queste esplorazioni. Tu, Sacchiotto, stai molto in cima, eh? Ed è un peccato. Ed è un peccato. Cioè, per me è tornare davvero indietro, eh? Davvero è tornare indietro. Vabbè, ma questa è una cosa che comunque percepiamo sempre con i Dwemer. I Dwemer erano talmente avanti, quelli che sono venuti poi non sono stati davvero al passo con la loro tecnologia, minimamente. Questo? L'è stato ucciso dall'orso. Molto probabilmente, da un troll. Ok, ci troviamo in una zona molto alta. Forse davvero la più alta. Vabbè, ci sono degli errori grafici, ovviamente. Questo è. Forse è dovuto anche alle mod. Telmitrin. Allora. Ecco, già lì mi piace. Vedo del sangue. Adesso sto pensando a tante cose. Devo vedere questi orsi mannari, ma sto pensando a tutto questo discorso alla nave volante. Allora andiamo lì, al momento. Robinson Crusoe insegna, insegna. Questo è il metodo più efficace per muoversi meglio in zone non conosciute, in zone inesplorate. Madonna mia. Oh, che bello. Allora, io sento troll. Sicuro, sicuramente. Sento proprio dei. Dei versi. Potrebbero essere dei troll. Qua c'è sangue. Altre creature. Bingo! Secondo me abbiamo trovato il luogo. Quello dovrebbe essere un altare di Ursin, no? Una cassa lì sopra. Questo è il luogo giusto. Oddio, 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 mi sto eccitando. Eccitando, oddio, non esageriamo con i termini, nel senso perché sono talmente preso. Ho visto un tizio a petto nudo. Sono loro. E ne sono tre, mi sembra, no? Sono quei tre orsi mannari. Che bello, Madonna, che bello. Allora, come affrontiamo la situazione? Tre orsi mannari secondo me sono molto, molto tosti da battere. Facciamo così. Mi farò aiutare. Da Lucien Lachance. Lo so, forma ferale sarebbe figa. Però non so tanto muovermi con trasformato in lupo mannaro. E comunque, ormai avete capito che ad Enki, questa forma non è che. Non è tanto la. Non è che tanto piace trasformarsi. Ok, in compagnia di Ello lo fa. Ma. Preferirebbe evitare. Preferirebbe sempre rimanere se stesso. Lucien Lachance. Più che altro. No! Ho sbagliato a premere, proprio è stato un. Panico, panico. Così. Santo cielo. Ho messo pure forma ferale, ho sbagliato. Allora. Rovine innevate. Perfetto, metterlo qui è perfetto. Sì! Allora. Farò male anche a Lucien Lachance. L'ho paralizzato, colpisci, colpisci. Io mi dedico agli altri. Che non hanno ancora sgamato. Sono loro. Cioè, no, sono loro, sono quei tre nel senso.
Adesso mi hanno visto. E io... Guarda che bello quando si trasforma. Ho paralizzato anche lui, ottimo. Ora. Beh, è stato molto semplice con lui. Ma questo è morto? No, si è affossato. Si è buggato. Si è buggato. Non so cosa... Non so cosa è successo, ma... Insomma, è volato via. Allora. Io non penso... Secondo me è talmente tosto... Ah no, ok, vabbè. Non riesce, non riesce a resistere a un fossero da... non volevo farti cadere, ma a questo punto... Punisco così. Cioè, quindi, questi tre orsi sono riusciti a battere, a massacrare un intero branco di lupi mannari. Evidentemente, ed è giusto comunque, è ovvio, naturale che sia, loro sono più forti, cioè, perlomeno fisicamente più forti. Magari meno agili, magari. Ok, qui non lo notiamo, le movenze sono le stesse. Però, in termini di loro, uno potrebbe pensare davvero a... una maggiore potenza fisica, ma una minore atleticità. Confrontati con i lupi mannari, parlo, dal potere del vuoto. Vacuum. Strizzo sempre l'occhio a Teisi, sempre. Che gioia. Cioè, questo video... Allora, non ho fatto niente, non ho fatto niente, tra poco lo terminerò perché il tempo già è scaduto, ma per me è stato bellissimo perché ho incontrato gli orsi mannari, creature che io non ho mai incontrato, mai visto, cioè ok, in quell'occasione va bene, ma non ci ho mai combattuto, e ho visto anche quella nave volante, è stato stupendo davvero. Voglio andare lì sopra perché c'è quella cassa, me l'ho dimenticata. Hersin, ovviamente, qualsiasi creatura ovviamente legata alla licantropia, cioè è una benedizione, vale per tutti, non fa distinzione tra orsi mannari, lupi mannari, non è che ama di più una e ama di meno l'altra, ok? Però fra loro non c'è, per esempio, rispetto, cioè sopravvivenza, ok? Conquistare un territorio. È normale, è naturale che sia, è giusto che sia così. Anche tra lupi mannari, anche tra orsi mannari, cioè insomma vige anche la legge del più forte. Un branco di lupi mannari può tranquillamente andare contro un altro branco di lupi mannari, così per gli orsi mannari, va bene? Però per Orsin invece sono tutti, tra virgolette, figli suoi. Allora, questo è un luogo che mi sembra giusto, anche se fosse da quella parte la zona migliore. Andiamo un po' più sopra, però. Qui lo scatto turbinante sicuro non riesce ad arrivarci. Vabbè, davvero ho fatto una cosa terribile. Terribile. Cioè, fisicamente impossibile. Però. Efficace. Efficace. Allora, baule. Ah, roba ottima, eh. A me non interessa perché innanzitutto perché già ce l'ho. E non voglio neanche appesantirmi, quindi posso tranquillamente lasciarla qui. Però è ottima. Un troll sta inseguendo il nostro amico La Chance. Va bene così comunque. Posso terminarla qua. Non c'è altro, non c'è altro. Vedete? Qui è solo pura curiosità. Ascoltare le parole di quel lupo mannaro, di quella donna. Venire qui e uccidere questi orsi. Finito. Sarebbe stato però anche interessante potersi unire agli orsi mannari. Oppure comunque avere un dialogo, un minimo dialogo. Ascoltare un minimo la loro storia, la loro provenienza. Così. Però vabbè, non fa niente, non fa niente. Ci penseranno i prossimi test a approfondire
la loro storia. E vabbè, posso concludere qua il video. È stato per me molto interessante. La cosa della nave volante, la storia dietro. Allora, davvero, scrivete interregno. Provate a scrivere interregno non nell'applicazione che vi ho più volte suggerito, perché in quell'applicazione, che è fatta benissimo, anzi la migliore in assoluto per quanto riguarda i libri in italiano, per le traduzioni, però il limite di quell'applicazione, è morto la chance, è che se tu scrivi magari una parola, per dire come interregno, non ti trova i libri che contiene quella parola, perché il sistema di ricerca di quell'applicazione si limita a ricercare esclusivamente le parole dei titoli. Ok? Che contengono il titolo. Invece, se scaricate il programma per PC dove sono contenuti i libri, lì potete, il sistema di ricerca è migliore. Scrivete interregno e trova tutti i libri che contiene proprio quella parola. Ecco, uno di quei libri è sicuro Sangue di Drago. Sangue. Sì, Sangue di Drago, quello famoso. E ci saranno almeno 5-6 libri che parla di questo periodo storico. Cioè, potete approfondire. Dovrebbe arrivare fino alla seconda era, metà. O fine della seconda era. Finisce quindi l'impero Rehman e inizia questo interregnum. Finiscono queste esplorazioni purtroppo. Quindi l'impero non farà più queste esplorazioni nell'Oblivion. Molto prende molte informazioni che noi conosciamo, tra l'altro, dell'Oblivion, dei piani daedrici, sono dovute proprio grazie a queste esplorazioni, È possibile. È un peccato, è un peccato. Poi con Septim tutto è finito. Quello è il corpo dell'orso che abbiamo ucciso qui sopra. E niente, mi sembra che è tutto. Non ho niente da aggiungere. Sicuramente mi stavo dimenticato 3.000 discorsi, ma va bene così. Devo concludere il video. Ragazzi, io vi ringrazio davvero di cuore. Passate una bella domenica, buon inizio di settimana, non so quando uscirà questo video. Al prossimo, ciao a tutti.